Ciao a tutti da Safutobu e bentornati sul canale. Eccoci di nuovo qui con Resident Evil. Continuiamo da questo punto. Esaminiamo un po' anche qui il camino. Ecco, qui ci sarebbe questo emblema, ma aspettiamo a raccoglierlo. Tra l'altro, alla fine ho salvato comunque per non ripetere da capo. Vediamo un po', qui c'era. C'era lo zombie scappato, eccolo lì. Salve. Fa finta, eh? Oh. È finita. Ok. Allora, torniamo un attimo qui. Vediamo anche un po', esaminiamo il corpo del nostro collega. Videocassetta di Kenneth. Ok. Tra l'altro, andiamo anche di qua. Si capisce che è un gioco degli anni 90 con le videocassette. Ancora che andavano all'epoca, diciamo. Qui non c'è nessuno. Allora, qui intanto ho visto un oggetto luccicare. E caricatore, perfetto. Qui c'è anche un cadavere. Qui abbiamo un paio di piantine che, ecco le piantine curative. Magari ne prendiamo una. Adesso poi vedremo meglio le caratteristiche delle piantine. Allora, entriamo di qua. Attenzione. Chi c'è? Questo è uno che fa finta. Questo è un altro seduto qua, ok. Chi è? Si identifichi. Giù. Ha finito? Ecco, allora. Poi vabbè, ovviamente per chi non lo sa. Gli zombie a volte possono cadere, ma anche se non sono morti del tutto, diciamo, quando lo sono fanno la chiazza di sangue che ha fatto questo nemico qui. Vediamo solo meglio qui se c'è qualcosa. No. Noi siamo arrivati di qua, proviamo a vedere qua. È chiusa dall'altro lato. Ci sono anche gli specchi che ci fanno capire se ci sono nemici. Allora, qui abbiamo un oggetto che luccica, una freccia dorata, e prendiamola. Esaminare un oggetto. Dalla finestra di stato scegli un oggetto e quindi seleziona il comando esamina. Verranno visualizzati i dati dell'oggetto. Va bene. Allora, raccogliamo ancora questo caricatore. Perfetto, così siamo più che a posto. E no, torniamo di qua. Andiamo qua. È chiusa a chiave dall'altro lato. Allora, approfittiamo un attimo per vedere l'oggetto, visto che è uscito subito questo avviso. Selezioniamolo, esaminiamolo. Freccia dorata. Esamina con la X, vediamo. Sembra che sia possibile rimuoverne la punta. Fatta. Ok. Vediamo se nasconde qualche altro segreto, ma non credo. Anche perché in alcuni casi bisogna esaminare
da un certo punto di vista l'oggetto, perché magari c'è un'apertura, quindi comunque va bene. Quindi l'oggetto, così come l'avevamo raccolto, qui abbiamo aperto la porta, vediamo dove ci conduce. Così come l'abbiamo trovato, non, probabilmente non sarebbe servito a nulla. Vediamo un po'. Chi è? Ai ai ai. Wow! È andata via la testa. Ecco, anche un'altra cosa che può capitare, diciamo in maniera casuale, è far saltare la testa ai nemici. Qui intanto abbiamo una specie di diamante smeraldo che brilla qua su questa statua, la possiamo spostare. Ok, portiamo qui dove c'è il cornicione spaccato. No, facciamo il giro di qua e possiamo buttarlo giù. Wow, il tuono ha coperto il rumore. Diamo un'occhiata solo alla mappa. Ecco, ovviamente. Ehi. Allora. Sì, abbiamo ancora la porta di là da aprire. Questa porta più grande, ci dovrebbe portare. Intanto qui. Pugnale, perfetto. Così abbiamo ancora un oggetto tattico. Ricarichiamo e vediamo di qua. È chiusa con l'emblema della spada, perfetto. Intanto mi chiedo che fine abbia fatto Barry. Aveva detto vengo di qua in sala da pranzo. Sarà andato a prendersi qualcosa dalla dispensa. E siamo tornati nell'atrio al piano di sopra. Questa è una porta chiusa dall'altro lato. Non puoi distinguere niente a causa del buio e della nebbia. Ecco, questa è un'altra caratteristica. Fuori dalla casa non si vede niente. Poi, qua ci vuole la chiave con l'emblema dell'armatura. E vediamo un po' di qua. L'emblema di una spada. Allora, qui praticamente al piano di sopra è tutto chiuso. Ecco, vediamo qua. Questa è una porta già un po' più particolare, sembra una finta porta. Ehi, cosa sono questi rumoracci? Un cimitero qua dentro la villa. Qua è chiuso a chiave dall'altro lato, quindi dovremo fare il giro. Ecco, sinceramente questa zona qua non me la ricordo. Nel primo Resident Evil non la ricordavo, questa, non c'era questa zona qua. Quindi questa è una modifica, credo. Vediamo qua. Cartuccio e fucile. Va bene. Qui direi che non c'è altro. Avviciniamoci di qua. Esaminiamo. Una tomba con incisa l'immagine di un angelo. C'è una rientranza a forma di punta di freccia. Ah, ecco. Quindi andiamo a selezionare la nostra freccia e facciamo usa. Probabilmente non sarebbe andata bene la freccia completa come l'avevamo trovata prima. Uè, che succede qua? Non c'è nessuno. Vediamo intanto qui che cosa abbiamo. Un volto di pietra con un foro al posto degli occhi. E qui probabilmente. Questo è un altro enigma. Le fiamme si agitano violentemente. Meccanismo con una.
bara lì sopra. Un libro, vediamo. Prendiamo il libro della maledizione, accidenti. Speriamo che non... Occhio per occhio, dente per dente. Che non ci faccia cascare niente addosso. E visto che siamo qui, esaminiamo il libro. Zoomiamo un attimo. Ah, c'è qualcosa dietro. Rimuoverla? Certo. Chiave della villa. E lo apriamo. Così diventa un documento, il libro, che possiamo esaminare poi più avanti. Quattro maschere. Una maschera è muta, una maschera non ha olfatto, una maschera è cieca, una maschera è muta, cieca e senza olfatto. Quando le quattro maschere saranno state collocate nel posto giusto, il male si risveglierà. Wow. E allora, il libro qui è sparito, è diventato un file. Sì, il libro della maledizione. E vediamo però la chiave, esaminiamola un po' meglio. Eccola qua. Presenta un'incisione a forma di spada. Quindi, nella descrizione adesso abbiamo... chiave spada. Allora, possiamo tornare indietro. Allora. Sì, possiamo rientrare dentro. Comunque diciamo, è chiara l'impronta più da puzzle game di questo gioco rispetto alle ultime versioni più action. Allora, chiave spada, non ricordo se la possiamo già usare qua o se ci voleva la chiave dell'armatura. No. Allora, entriamo qui. Stiamo allerta, Jill. Ok. Va bene. Vediamo un attimo sulla mappa dove siamo. Tra l'altro noi abbiamo trovato la mappa completa del primo piano, ma non del secondo, quindi adesso dovremmo procedere un po'. Qui ci vuole la chiave armatura. Qui non c'è niente qua. Quindi due porte con chiave armatura. Non c'è nessuno. Qui. Prendere supporto in legno? Prendiamolo. Allora, sinceramente non ricordo bene dov'è qui il primo baule per posare gli oggetti, però. Qua è chiusa dall'altro lato. Ci manca solo questa porta. Speriamo sia aperta, ma credo di sì. Ok, anche perché le abbiamo trovate tutte chiuse, almeno una. E forse ci siamo. Forse questa è una stanza col baule. O no? Ho detto una cavolata. Vediamo qua, c'è qualcosa che luccica. Però non lo potremo prendere se è un oggetto. Ecco. Qui. Caricatore sì. Una scacchiera di avorio. Ok. Niente documenti. Quindi dobbiamo ricordarci di tornare qui per raccogliere. Non puoi portare altro oggetto, quindi dovremmo fare un altro giro. Intanto andiamo avanti. Quindi potete immaginare anche come sarebbe stata la situazione con... Oh, un attimo. Secondo. Chi è? La situazione con Chris. Facciamolo salire di qua, va. Stai lì. Ha finito? Ok, allora, pozza di sangue, quindi...
Ha fatto la pozzettina di sangue e possiamo lasciarlo stare. Forse qui c'è un baule per posare gli oggetti. Vediamo un po'. Eccola qui. Sì, questo è il baule. Ah, intanto vediamo un po' cosa abbiamo qua. Caricatore, quindi. Una lanterna è appoggiata sopra le casse, la calda luce ti fa sentire più rilassato. Ecco, questa è una piccola caratteristica di queste stanze qui. La luce ti fa sentire più rilassato rispetto al buio opprimente di tutta la villa. E anche la musica è cambiata, un po' più rilassante, più o meno. Apriamo il baule. Oh, eccolo qui il mitico baule. Allora, direi che possiamo posare intanto il nastro d'inchiostro. Abbiamo dentro un caricatore. Possiamo. Vabbè, lo uniamo dopo. Le munizioni fucile per il momento non ci servono. E la chiave ci serve. Questo dovrebbe servirci tra non molto. Non ricordo però. Il coltello. Magari possiamo anche lasciarlo perché siamo abbastanza a posto con le munizioni. E una piantina, tanto fuori ce n'erano altre, quindi possiamo andare avanti così. Ecco, una caratteristica di questo baule è che. Allora, intanto. Andiamo un attimo velocemente. Come vedete, è molto molto capiente. Non è infinito, se non ricordo male, perché comunque tra poco dovremmo tornare all'inizio del baule, però è davvero, davvero, davvero capiente. Io sinceramente non l'ho mai riempito tutto. Adesso dovremmo fare il giro, eccoci qua, quindi non è infinito. E va bene, andiamo. Quindi qui c'è un oggetto. Prendere la fiaschetta, sì. Scatole vuote, ok. Qui abbiamo la macchina da scrivere per salvare e qui c'è ancora molto cherosene. Riempi la fiaschetta? Sì. Allora, esaminiamo. Fiaschetta. Ci servirà. Adesso torniamo su. Magari prendiamoci la piantina. Bene. E proviamo a vedere un po' di qua. Stia per cadere a pezzi. Procedere comunque. No, lasciamola un attimo stare. Torniamo su. Ecco, intanto qui da notare che è rimasto il cadavere. Comunque è anche qui. Poi. Qui ci vuole ancora la chiave con l'emblema armatura, non c'è nessuno di qua. E adesso non ricordo dov'è che sbucchiamo. Ah, un sacco di piantine. Ah, ecco qua, un camino spento. Allora, torniamo indietro, ma prima raccogliamo questa pianta qua, l'erba rossa. Allora, vediamolo un attimo. Intanto questa pianta verde cura una parte della salute. Quest'altra, ecco, la descrizione non è molto esaustiva, però. Allora, la piantina verde da sola cura una piccola parte di salute. Questa rossa da sola non può essere utilizzata, ma potenzia l'erba verde, quindi vanno mischiate perché l'erba rossa da sola è inutile. Allora, combina con l'erba verde e abbiamo una mistura di erba verde e rossa. Ok, quindi diciamo che abbiamo già una mistura che ci permetterà di curarci per gran parte della salute persa, quindi diciamo che i danni
sono suddivisi in... Di qua possiamo andare? No, dobbiamo tornare di qua perché ci serviva un oggetto. Come no? Ah, bene. Noi eravamo passati da lì comunque, va bene. In genere ci sono alcune situazioni... Allora, abbiamo la vita su ok, su attenzione, quindi con un andamento, con una, diciamo, con una riduzione a metà della vita, e poi pericolo, quindi che siamo quasi a un passo dalla fine. E con l'erbetta verde curiamo solo una piccola parte di vita, mentre invece con l'erba rossa e verde... Allora, dov'era qui? Fischietto? No, mi interessava di più l'altro. Eccolo qui. Accendino, sì. Accendino che esaminiamo. Vi è inciso un messaggio: non giocare col fuoco. Con amore, Jessica. Va bene, basta. Allora, un diario? Pagine bianche. Dobbiamo tornare in quell'altra stanza con il camino spento. Era al fondo di questo corridoio. Bene. Allora, eccolo qua. Allora, intanto vediamo, camino spento. Proviamo ad accenderlo con l'accendino. Delle linee incise sul rilievo brillano rosse nel calore intenso. Che serva questo? È una mappa della villa, quindi abbiamo preso l'incisione. Perfetto. Quindi, tra l'altro non era così... Proviamo a combinare i proiettili, ci stanno. Non era così immediata la cosa. Qua torniamo indietro, è chiusa, non mi ricordo. Qua ci vuole la chiave con l'elmo. Andiamo via. Diciamo che non era così immediato. Insomma, non viene subito in mente di posare l'asse di legno. Dunque, possiamo tornare un attimo giù. Intanto qui i cadaveri possiamo anche bruciarli con il cherosene. Eccoli. Perché altrimenti dopo un po' possono tornare in versione un po' più cattiva. L'importante è avere un po' di cherosene e l'accendino. Bene. Dunque, possiamo riempire di nuovo la fiaschetta, magari. Ed eccoci di nuovo qua, vai? C'è ancora circa metà, riempiamo, sì. Ok, quindi intanto possiamo posare la mistura, perché mettiamo tutte le erbe qua. E carichiamo. E siamo pronti all'azione. Quindi intanto abbiamo capito che il cherosene lì non è infinito, non possiamo prenderlo tutte le volte che vogliamo. Adesso torniamo su, i cadaveri sono scomparsi. Tornerei di nuovo in questa stanza, dove
Dobbiamo passare da una porta che ha la maniglia, perché altrimenti poi non possiamo più fare il giro. Questa era una cosa che mi ero dimenticato. Qui c'era un fischietto, magari adesso lo possiamo prendere. Fischietto, eccolo qua, fischietto per cani, con un promemoria. Oggi Sir Spencer mi ha chiesto di nascondere qualcosa in un luogo sicuro e io ho avuto questa idea. Ho pensato che se a proteggerlo fosse un animale pericoloso come il perfido cane che vive qui, nessuno sarebbe in grado di avvicinarsi. Il randagio si aggira sempre nei pressi del balcone sul lato occidentale del secondo piano e di certo accorrerà al richiamo del fischietto per cani. Ed è a questo punto che entri in gioco tu. Credo che tu sia l'unica persona in grado di avvicinare quel dannato cane senza rischiare gravi mutilazioni. Il che significa che solo tu puoi mettergli questo collare. L'oggetto che Sir Spencer vuole nascondere si trova dentro il collare. Sei l'unica persona di cui posso fidarmi. Naturalmente verrai ricompensato per il tuo aiuto. Ricordi quel certo oggetto che hai sempre desiderato? In cambio della tua collaborazione potrei essere in grado di fartelo avere. Mi sembra un affare vantaggioso per entrambi. John Toleman. Ok. Allora, qui direi che abbiamo finito. C'è rimasto il diario completamente bianco, ma non ci interessa. E con questa stanza dovremmo aver finito. Allora, adesso torniamo indietro verso l'atrio. Questa volta torniamo indietro di qua. Intanto, come avete già notato, a causa di un inventario ridotto, è necessario fare più giri nelle stesse zone per raccogliere tutti gli oggetti che ci potranno servire. E dunque dovremmo essere da quest'altro lato. Ok. Tra l'altro dobbiamo ricordarci anche che sotto qui c'è la pietra che abbiamo raccolto prima. Di qua possiamo andarci. Hai usato la chiave spada. Vai. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Mazza, che fiatella. Dove sei? Mi scusi. Oh. Ed è andato. Questo invece, intanto ricarichiamo. Dunque, al nemico che c'era qua sotto abbiamo fatto saltare la testa, quindi possiamo stare relativamente più tranquilli che non risorgerà. Mentre invece qui uscitasi la pozza, ma potrebbe risvegliarsi, quindi andiamo a bruciarlo. Vai. Spostiamoci. Ok. Va bene, ragazzi, io magari mi fermo qui con questo secondo video e spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate di questo titolo. Grazie a tutti e vi do appuntamento con il prossimo video sul canale. Ciao a tutti da Safutobu.